Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News. Sta per ripartire la stagione calcistica, tutto pronto o quasi, non mancano però le polemiche, in particolare intorno al piano C. Il presidente della FIGC Gravina ha parlato di algoritmo o classifica ponderata da fattori come il rendimento in casa e trasferta, il numero delle partite giocate e il numero di gol segnati. Raimondo De Magistris, buonasera. È chiaro che tanti club sono contrari, ma sarebbe comunque una soluzione estrema. Ciao Lorenzo, buonasera. Un'altra giornata che ci avvicina alla ripartenza del calcio giocato. Acclarato, ufficializzato la scorsa settimana, adesso i club stanno trovando la quadra, gli incastri giusti, ma insomma Gabriele Gravina inizia ad esultare, lo ha fatto anche oggi in un'intervista a Radio 24, ha detto: in questi mesi il giorno più difficile è stato quello in cui in Francia si è annunciato lo stop definitivo ai campionati, perché quando ad abdicare uno dei Big Five d'Europa, uno dei campionati più importanti, ecco che anche in Italia a quel punto ha cominciato a serpeggiare la possibilità concreta che non si potesse più ripartire. Invece banda dritta, ha detto Gravina, in accordo con la UEFA abbiamo sempre provato ad andare avanti, ci abbiamo sempre creduto e alla fine di fatto ce l'abbiamo fatto. Tema centrale, principale, quello della quarantena di squadra in caso di positività di un tesserato, di un membro dello staff, quello che in fondo mette maggiormente a rischio la possibilità non solo di iniziare ma di concludere questa stagione. Da questo punto di vista Gravina ha dato una notizia, ha detto: la prossima settimana ci confronteremo di nuovo col comitato tecnico scientifico per presentare una nuova proposta, quantomeno per abbreviare questa quarantena di squadra che in questo momento è di 14 giorni. E poi ha parlato dell'algoritmo, cioè della classifica definitiva, finale, in caso di nuovo stop del campionato, qualora non si riuscisse ad arrivare alla fine. Ha detto: non sarà una media secca, un tema che sta facendo molto discutere. Ha detto: sarà lo stesso algoritmo che adotteranno in Inghilterra, in Premier League, in caso di stop definitivo terrà conto delle gare in casa, delle gare in trasferta e ovviamente di quante gare fino a quel momento hanno disputato le squadre di Serie A. Però insomma, al netto di questo, adesso c'è grande fiducia e grande attenzione soprattutto sulla ripartenza del campionato. Si ripartirà, come detto, dalla Coppa Italia, si giocherà anche la finale, poi la ripresa della Serie A a partire dai recuperi della 25esima giornata. E questo è il tema principale, quello più importante, quello per il quale anche Gravina adesso può esultare, perché se il campionato riparte, questa è certamente anche, forse soprattutto, una sua vittoria. Saluto adesso Stefano Antonelli, agente, direttore sportivo, intermediario di mercato. Buonasera, benvenuto. Ciao, ciao Lorenzo, come stai? Bene, bene, tu in forma? Bene, 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 dai, ripartenza di slancio. Ecco, a proposito di questa ripartenza, il campionato che riparte, ma su quali basi secondo te? Su degli interrogativi importanti, ma meno importanti della ripartenza. Quindi non nascondo le varie problematiche, non nascondo l'anomalia, non nascondo una serie di confusioni che ci sono state, che ci sono e ci saranno, ma la ripartenza è troppo più importante, altrimenti sarebbe stata veramente una debacle. Ecco, tra le polemiche che si sono accese in questi ultimi giorni c'è anche quella legata all'algoritmo a cui ha fatto riferimento Gravina, in caso naturalmente di piano C, algoritmo che peraltro non assegnerebbe lo scudetto, però come dicevo si sono sollevate tante discussioni, tanti club sono contrari a questa soluzione. Ma guardi, guarda Lorenzo, il concetto è: Gravina ha voluto creare un discorso a tutto tondo, come dire: siamo preparatissimi, piano A, piano B, piano C. Chiaro che nessuno di noi vuole arrivare al piano C, però ragazzi, malauguratamente, ma non ci credo, non voglio crederci, lo spero, dovesse ricapitare che la famosissima curva dovesse risalire, è chiaro che a quel punto saremmo nella condizione di non ripartenza. Però io voglio credere in una situazione, per me è importante il piano A e il piano B, il piano C non lo voglio considerare. Diciamo che
l'algoritmo è in un contesto di un progetto allargato, quasi maniacale o addirittura perfezionista, come dire, siamo pronti a tutto, l'importante è ripartire. Questo io la voglio leggere così. Ecco, proprio anche per completare la ripartenza, a tuo parere a breve si arriverà anche ad una definizione della proroga dei contratti fino al 31 agosto? Questo fa parte di uno dei problemi di cui si parlava poc'anzi, quindi tanti problemi. Chiaro è che piano piano si stanno risolvendo, quindi noi dobbiamo sapere assolutamente chi pagherà luglio-agosto a questi calciatori, chi in scadenza, chi in scadenza di prestito, chi addirittura contrattuale. È chiaro che in tanti si stanno mettendo d'accordo. La linea sembrerebbe quella del minimo federale. E per poter comunque derogare, però poi dopo vedrai che ci sarà il problema, come dire, ma perché tu devi pagare il minimo federale se lo utilizzi da campione o da calciatore importante? Quindi ecco, siamo ancora in quella fase, no, Lorenzo, che secondo me si troveranno le soluzioni. Probabilmente non tutti saranno contenti, in tanti magari storceranno un po' il naso, ma quello che voglio dire io è che stiamo di fronte alla famosissima eccezionalità, mai accaduta una cosa del genere nella storia del calcio, e quindi nell'eccezionalità ci sta anche questo, ci sta anche che dovremmo giocare fino al 2 d'agosto, forse spero che sia sufficiente, ci sta che stiamo ancora parlando degli orari delle partite, no? Perché stiamo parlando degli orari, mi sembra evidente che sarebbe meglio per tutti iniziare la prima partita alle 18:30, almeno alle 18:30. Stiamo parlando di tamponi, stiamo parlando ancora di quarantena, ma tutto questo piano piano, come ci ha dimostrato la Germania, ma non perché la Germania ci deve indicare la strada maestra o perché deve essere chissà quale insegnante di vita per noi italiani. Ma perché comunque è un paragone che noi dobbiamo, anche perché è l'unico campionato che è ripartito. Quindi nella prima giornata così, nella seconda meglio. Ora cominciamo già a vedere di nuovo partite di un certo livello con degli strafalcioni ancora abbastanza importanti. Le soluzioni le hanno trovate. Dovremmo fare la stessa cosa noi. Probabilmente non ci sarà una soluzione collettiva, ma sarà una soluzione ad personam, di caso in caso. E comunque, sempre riferendoci a questo discorso, come valuti in generale il lavoro del presidente dell'Assocalciatori Tommasi? Anche su di lui si sono concentrate parecchie polemiche. Io dico che in questa fase non è facile per nessuno. Non è stato facile per Tommasi e non è facile per Tommasi, ma non sarebbe stato facile per nessuno gestire questa situazione. L'unica cosa che mi sento di dire, ma non è una critica, è un mio pensiero, che credo che Tommasi abbia parlato negli ultimi tempi come non abbia mai parlato per tutta la sua carriera. Forse perché è incalzato in maniera, diciamo, più del dovuto, però io in questa fase parlerei un po' meno perché ogni cosa che dice lui viene puntualmente strumentalizzata. Vuoi da chi è antagonista alla sua poltrona o alla sua figura, perché sappiamo che da qui a poco ci saranno le elezioni. Con Tardelli che sarà il candidato alla successione di Tommasi. Quindi io credo e non ho nessuna presunzione di portare la Bibbia o il Verbo, credo che in questa fase meglio lavorare e portare il risultato che parlare. Perché come abbiamo visto, come dice una parola, puntualmente arriva lo tsunami di critiche. Lavorerei, mi è piaciuto anche l'intervento di Calcagno che ho visto ieri o l'altro ieri, un'emittente televisiva. Diciamo che la figura istituzionale dell'Associazione Italiana Calciatori è sempre stata nel calcio italiano una figura un po' un'istituzione un po', no? Un po' ibrida, tra virgolette, talvolta riesce ad incidere perché qualcuno la vuole fare incidere, altre volte un po' meno. Ora io dico, questa è una situazione talmente particolare che
il lavoro dell'Associazione Italiana Calciatori sarà importantissimo, però sarà importantissimo a fari spenti, andando a risolvere senza dover pubblicare o comunicare il tutto. Senti, prima di salutarti, che cosa pensi del mercato a settembre? Come te lo immagini? Hai detto bene, il mercato a settembre. Guarda che è una cosa incredibile, stranissima questa. Stamattina parlavo proprio con un direttore sportivo della squadra di dove da tu e credo che tu mi stia chiamando, che è Daniele Pradè, Cosa ti ha detto? e mi diceva come appunto, diciamo, tutti noi, ma in particolare lui si sta sentendo con tanti o tutti i colleghi. E in questo momento il pensare al mercato ce n'è veramente poco. Poi è chiaro, voi dovete riempire le pagine di giornali o i siti e dovete scrivere, dovete cercare la notizia. Ma in questa fase di notizia calcistica, al di là di Icardi, concreta, sostanziale, di fatto, tutto il resto è tante parole, ma le società sono occupate e preoccupate della ripartenza degli stipendi, di una serie di regolamenti, di clausole che a oggi sono ancora un po', diciamo, nella confusione. Di mercato ne riparleremo, non dico a settembre, sarà un bel mercato secondo me. Pensa che ti dico, voglio essere positivo. Intanto dicono che sarà soltanto scambio di figurine. Io dico che le squadre importanti conoscono i loro obiettivi, rimarranno ambiziosi. E magari con un, diciamo, sarà un mercato un pochino calmierato, però ci saranno colpi di mercato, ci saranno soluzioni e idee nuove e sarà un buon mercato. Vigileremo allora. Grazie a Stefano Antonelli e buona serata. Grazie a te. Bene, adesso parliamo dell'Inter. Icardi è un giocatore del Paris Saint-Germain per 50 milioni di euro più 8 di bonus. Sul fronte Lautaro invece è spuntata la possibilità che il Barcellona possa acquistarlo, e mi rivolgo a Lorenzo Di Benedetto che saluto, buonasera, possa acquistarlo attraverso un fondo che sarebbe disponibile a finanziarlo. Sì, ciao Lorenzo e buonasera a tutti. È finalmente arrivata al capolinea la telenovela iniziata più di un anno fa tra l'Inter e Icardi con il giocatore che è stato ceduto a titolo definitivo al Paris Saint-Germain dopo il prestito con diritto di riscatto della scorsa estate a 50 milioni di euro più 8 di bonus, quindi uno sconto da parte dell'Inter al club parigino, anche vista l'emergenza coronavirus che di fatto ha svalutato tutti i giocatori. Quindi termina l'avventura di Mauro Icardi all'Inter dopo anni molto positivi con l'argentino capitano che ha riportato anche i nerazzurri in Champions League, poi però il giocattolo si è rotto e adesso è stato un affare un po' per tutti, quello della cessione a titolo definitivo dell'argentino che andrà a prendere 10 milioni di euro a stagione, come ha fatto anche in questa che deve ancora terminare, però in Francia è già terminata. Se però l'Inter non piange la partenza di Mauro Icardi, potrebbe piangere come quella di Lautaro Martinez. È stato molto chiaro Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nei giorni scorsi quando ha detto se il Barcellona vuole Lautaro deve pagare i 111 milioni di clausola rescissoria. Ecco, secondo quanto riportato alla Repubblica questa mattina, il Barcellona avrebbe trovato un fondo che investirebbe su Mauro Icardi e pagherebbe dunque la cifra di 111 milioni di euro all'Inter per far sì che il Barcellona possa tesserare il toro. Da capire poi come il Barcellona restituirà questi soldi, magari attraverso altre cessioni, però sicuramente l'Inter non può dormire, sono i tranquilli. Bene, salutiamo adesso Rino Foschi, direttore sportivo che non ha bisogno di presentazioni. Buonasera. Ti Ciao, buonasera a tutti. chiedo subito, guardando il mare di Cesenatico, che riflessioni hai fatto sul mondo del calcio? Beh, se l'impressione sul calcio lo sto seguendo per quello che si è potuto fare, che si è fatto. Come sto io, mi viene una battuta da dirti, come Zaccherone quando lo vidi a casa, perché Zaccherone abita qua a Cesenatico, ed era lì fisso sul mare perché senza lavoro contava le onde. Allora, mi sembra di sto passando delle giornate tristi perché, sai, uno che è appassionato, che è del suo lavoro attaccato a casa, puoi dire quello che
ti pare, ma si sta male, dai, si sta male. Io a casa sto male, seguo tutto e sto male, però con quello lì non è che devo fare, ho una certa età e mi devo anche adattare a certe cose, tutto qua. Beh, insomma, è chiaro che hai sempre lavorato e quindi è difficile riadattarsi ad una situazione nuova. La passione, l'esperienza, la passione è superiore. Quella lì mi fanno fare dei pensieri particolari, perché l'esperienza è tanta, la passione è di più. E quindi con la passione e l'esperienza potresti ancora dire ancora qualcosa in questo mondo. Ci sarà modo sicuramente per te di provare altre avventure. Più di mezza Serie A riparte con orari in notturna, giusto così è una soluzione opportuna? Sai, è giusto così. Si è discusso molto sugli orari. Ne senti di tutte, però io credo che questa ripresa, che è giusta che ci sia a questo punto qua, particolare la devi fare negli orari che la maggior parte degli orari che non c'è il caldo che ti fa soffocare, perché la preparazione è quella che è, e la fisicamente e il fisico, la parte fisica è quella che fa la differenza, e quindi le più partite che fai in notturna con meno caldo soffri, e penso con più rendi, con più esprimi la tua forza che c'è come organico. In ogni caso sarà un campionato falsato che è stato ripreso soprattutto per questioni economiche. Il campionato non voglio più ripetermi nelle parole, il campionato è una cosa che si fa esclusivamente solo perché si deve fare, sappiamo perché, per quale motivo, ci sono i diritti televisivi, sono tante robe, però non è un campionato regolarissimo, un campionato fermo da 2 mesi, si parte in un certo momento, lo finisce in un altro modo, c'è sempre questa paura nella testa dei giocatori, c'è sempre questa paura, anche se io sono convintissimo che sia sparito tutto, come sono convintissimo che finisca il campionato, si riprende e si finisce, senza pubblico, ma si va avanti, però ripeto, è un campionato che non è un anomalo, dai, un campionato che non è mai successo nella storia, e quindi dobbiamo prendere quello che è da fare, perché altrimenti ci sono dei problemi maggiori. Speriamo che tutto vada bene, che si finisca in questo modo qui, e perché poi dopo c'è il discorso della gestione di una società, e si sopravvive, si va avanti. Quindi insomma escludi la possibilità che si debba ricorrere ai playoff e anche a quell'algoritmo di cui si è discusso in questi ultimi giorni e che ha suscitato tante polemiche? No, quella è una roba che non ti dico la verità, dai. Non andiamo a cercare delle cose, non andiamo a inventare delle cose che c'è chi ha più o meno vantaggi. Non voglio essere polemico oggi, io ti voglio rispondere proprio col cuore, con la passione. E allora la mia passione dice, io avrei aspettato 2 mesi fa, perché vedevo proprio un calcio senza pubblico, a me non piace, ti dico francamente, io sarò anche, non so, non mi piace, però è già da fare, perché ci sono dei diritti da discutere, che ci saranno dei processi, ci saranno degli avvocati che dovranno parlare tanto, perché è la cosa importante oggi nel calcio. L'ho detto in un'altra intervista a un tuo collega poco tempo fa, non siamo più 20 anni fa che c'erano i presidenti particolari che, sai, facevano il calcio con passione, adesso il calcio è tutto, è un calcio veloce, ma è un calcio di interessi, dai, di interessi. Non c'è più il presidente della città, ci sono americani, ci sono giapponesi, c'è di tutto, e quindi la cosa maggiore è il soldo, e non rimetterci e cercare di fare delle gestioni positive, e quindi va bene così anche senza pubblico, anche se è un calcio che non mi piace, dai. Cambiando argomento, adesso ti chiedo che cosa pensi di Cavani all'Inter, come lo vedresti? Tu lo conosci molto bene, lo hai portato al Palermo, quindi che cosa ci dici? Sarebbe il colpo che Ausilio, lo sa Ausilio perché ogni tanto lo sento così, sto attaccato a qualcuno per parlare di calcio. Io Cavani lo conosco molto bene, l'ho sempre seguito, so che uomo è, che ragazzo è, so quello che ha fatto, come tutti sappiamo, perché sappiamo che non scopriamo niente in Cavani. E se va via l'altro giocatore, perché se va via Lautaro, allora se rimane Lautaro, Lautaro è un grande giocatore, sì, è chiaro, ma se va via Lautaro e la possibilità di prendere Cavani, a fare la coppiata Lukaku e Cavani, penso che c'è da divertirsi. Io penso che sia una coppia straordinaria, una coppia che l'Inter si deve dare grande soddisfazione. Lukaku e Cavani insomma si integrerebbero bene secondo te? Cavani, l'ho sempre detto, quando mi chiedevano il ruolo, ero in difficoltà, quando io l'avevo a Palermo, che ruolo ha? Tutto. È prima punta, seconda punta, centrocampista, trequartista, aiuti centrocampo, Cavani è tutto. Sappiamo
Sappiamo cosa, che caratteristiche ha come prima punta fisicamente, lo accoppi con uno che gli gira attorno, che va a aiutare il centrocampo, la gamba che ha e l'intuizione come vede la porta. Non c'è niente da scoprire, dai, c'è niente da scoprire. È la coppia più forte che abbiamo in Italia. A sensazione alla fine Lautaro andrà davvero al Barcellona, secondo te? Ma non lo so, dipende da lui. Dipende da lui, che lui mi sembra che aver capito, dopo lì io non ci sono fuori, non lo so. L'Inter per me prenderebbe dei soldi, perché oggi come oggi, quando vai a parlare, che mercato sarà, che mercato non sarà, un mercato di scambi, di prestiti, non ci sono soldi con tutto questo virus che è successo, no? Però l'Inter prenderebbe dei bei soldi, perché fra Lautaro Riccardi. e se parliamo di 150, 160, 170 milioni tra il Paris Saint-Germain e Barcellona, e quindi avrebbe la possibilità di portare a casa Cavani a parametro zero con un buon stipendio, perché bisogna calcolare che stipendio, la pallone è quello che è, però potresti andare su col centrocampista del Brescia, insomma viene a fare un lavoro importante per l'Inter, non deve solo guardare l'uscita di Lautaro, che è un grande giocatore, che Lautaro è grandissimo, è la coppia quella che è attuale, ma se lui deve andare prima o dopo che va, hai la possibilità di sfruttare 2 anni Cavani e completare la rosa, poi Marotta e Ausiglio devono imparare da pochi, sanno già, loro sanno già, devono imparare, da Foschi non devono imparare niente loro. Insomma, vabbè. Perfetto, Rino, grazie per il tuo intervento. Buona serata. Grazie a te, arrivederci. Ciao, 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 ciao. Siamo così arrivati alla conclusione del nostro TMV News. Ci saremo anche domani, il 2 giugno, ma saremo presenti con una nuova edizione del TMV News. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.